Direi che Lordran, col motore grafico rivisitato, cioè il suo perché, nel caso di dirlo. Ed eccoci qua. Inizia il viaggio. Il santuario della gamma del fuoco. E cominciamo subito a fare le cose intelligenti. Tipo... qui non mi ricordo quale... ah, ok, il carico qua sul, con la stamina. Ce la pompiamo un po', così vediamo se possiamo evitare il Fatrol mettendoci almeno l'elmo. Credo proprio di no, quindi lasciamo perdere così. Ma cosa vedo laggiù in fondo? Tre umanità che fanno anche comodo. Una... ah no, giù. Giusto, le devo anche piazzare, se no cosa cacchio stiamo facendo? E la usiamo così. Sono un idiota, mi sono dimenticato che qua non è come gli altri. Che bisogna fare così. Esatto, sono tornato umano. E va che bello cucureddo, va. Va che bello. Un amore. Non c'ho manco voglia di sentirti. Andiamo avanti. Cominciamo sul serio la nostra esplorazione. La domanda è sempre quella, ovvero dove cazzo devo andare? Nei secoli dei secoli... forse devo passare di qua. No, però grazie per il drop. Che sono tutte cose che fanno comodo. Ok, credo di dover salire da quella parte, forse, sì. E saliamo, allora. Addentriamoci. Vedo anche una bella luce e un nemico, soprattutto due nemici. E cazzo, stai calma anche te. T'ho visto. Chi non mi ha visto sei tu, visto che ci hai messo 20 minuti per colpirmi. E manco ci sei riuscito. Che cazzo? Chi è che sta lanciando Molotov? Cazzo, siamo allo stadio? Ma sono i drughi di Lordran. E che cazzo è? Un bomba... una bomber. Stai buona là per cortesia, su. Ah, ci sei pure te. No problema. Siete troppi e fastidiosi. Direi che cominciamo proprio col piede giusto. Ah, stai buono. Un attimo ho temuto cadesse giù. Avrei riso per 20 anni, ma ne sarebbe valsa la pena. È caduto lui però. Okay, vediamo per cosa abbiamo fatto tutto sto casino. Anima, sempre anime. Diciamo che questo è un... alla fine della fiera, considerata appunto la trama e tutto, sarà un... un prequel della celeberrima Anima degli Mortacci tua con Dark Souls 3. Che purtroppo ho fatto finire prematuramente. Anche lì per mancanza di voglia, come Doom. Doom che comunque ci tengo a farlo sapere subito. Magari tornerà più avanti. Che cazzo? Ah, un topo. Cazzo, cazzo, cazzo. Ecco, va bene, no. Ok, muori. Fottiti in culo, ratto di merda. Dicevo, Doom... ah, staccati. Dicevo, Doom non è morto. Nel senso... ci penseremo in futuro per farne qualche altro video, ma per adesso credo sia il caso di metterlo a riposo. Sperare di riuscire magari a fare dei video un po' più esaltanti tra qualche tempo. Non so perché, ma sento che questa si potrebbe e si dovrebbe rompere. Ma sei uno stronzo anche tu, eh. Bello di papà. Chi c'è qua sotto, scusate? Oh, ciao, non ti ho visto. Spiaccicato male. Con un certo stile. Qualcosa mi dice che dovevo prima sale su prima di... sì, decisamente. Dovevo farmi un pacco di cazzacci miei, nel caso di dirlo. Ok, no. Tutto ancora abbastanza gestibile. E per adesso il famigerato level design punitivo. Ma con quale cazzo di italiano sto parlando? Il level design punitivo per adesso non danneggia. Un po' perché me lo aspetto, diciamo. Conosco il mio pollo. Qui c'è già passato qualcuno, però. Abbiamo trovato del ciarpame. Quanti cazzo siete? Ah, stai buono tu. Muorici male, fammi il favore, va. Nah. Voi non siete neanche
Non valete neanche la pena proprio di essere... Ok, quel drop ci penserò più avanti. Mi toccherà pensarci in varie occasioni. Cosa abbiamo qua? Un corridoio. Con un drop. Stranamente nessuno che mi arriva alle spalle. Confermo. Un'umanità che ci serve pure. Tante pietre, quindi significa che qua non possiamo andare avanti. Soprattutto un fosso che ci riporta dove eravamo. Perfetto, ok. Abbiamo risolto il problema iniziale. In tutto questo mi sto meravigliando di non aver ancora usato una fiaschetta. Vabbè che direi, ho subito tipo uno sputo di danno anche dal boss, quindi me la sto cavando anche più meglio di quanto mi aspettassi. La cosa mi rincuora. Niente mi toglie dalla testa che questa si può rompere, quindi se non vi dispiace io farei un tentativo. Quelli proprio buttati per... campati per aria. Che cazzo! Sì, ma per cortesia non così, eh! Non così all'improvviso. Che uno gli prende anche un colpo, se mi permetti. Sbagliato completamente tutto, complimenti. Dove cazzo stai mirando, cucureddu? No, non si rompe. Ok, volevo avere la certezza, ma... purtroppo non si... t'ho visto! Cassato alla velocità della luce. C'era solo lui e non c'era nient'altro. Vabbè, siamo venuti qua per nulla. Per adesso, perché sicuramente ci sarà modo di salire, ma... teniamocelo pur nu. Per un cazzo? Ok, grazie. Molto gentili. Va bene la nebbia, ma non si vede una ceppa. Ok. Anima di non morto perduto, avevo un pezzo di legno incastrato nel braccio. E infatti siamo su dall'altra parte. Aspetta, No, mi sa che qua non c'è modo di saltare, quindi faccio una... ah no, sì, c'è modo di saltare. C'è anche modo di tornare indietro, ecco. Ho fatto la cagata. Meno male che me lo sono ricordato. Stavo per fare una troiata fotonica. Ne ho fatta anche un'altra, ma... grazie al cielo non ha pagato alcun risultato. Ok, forse dico una stronzata, ma se mi alleggerisco un secondo magari salta più in alto. Va che figo, cucureddu. Sembra uscito da Final Fantasy a petto nudo. Sì, se poi magari salto, mannaggia la miseria. Allora sai che c'è, ti tolgo pure i pantaloni, cucureddu. Vai di perizoma, cucureddu. Adesso è diventato un California Dream Man. No, gna famo. Si fottano tutti quanti. E rivestiamolo completamente, che a una certa gli prende anche freddo, poveraccio. Ok, torniamo dove eravamo rimasti. Quella scala non l'avevo notata, però devo pensare a te prima. Ok, crepato allegramente. Buonasera, arrivederci. Non so chi stessero attaccando, però chi se ne... no, aspetta. Credo si fosse buggato per un secondo. Stavo facendo le grandi risate a suo discapito. Oppla. Fregato. E se andiamo da te che mi hai già sotto le palle. Non è vero mai, perché ce ne sono due anche qua. No. Sentite ragazzi, o attacco io o attaccate voi, eh. Vabbè. Non attacca nessuno. Lasciamo perdere. No, eh. Non ci volete nemmeno provare, vabbè. Sparatevi un colpo in testa, io me ne vado. Grazie, è stato bello, arrivederci. Ah, non mi seguono. Buona sapersi, me ne ricorderò. Ah, è un mercante, mi stavo preoccupando. Ok, meno male. Questa è qualcosa mi dice che mi servono. Se sa mai, quindi c'era qualcos'altro? No. Visto, vistissimo proprio. Acchiappato a velocità ipersonica. Qua invece mi sa che torniamo dove eravamo. Sì. Che belle cose che ci sta facendo vedere Dark Souls oggi. Vabbè, cos'è? Un happening? Un happy hour? Sì, vabbè. Ecco, adesso mi tocca usare la fiasca. Ok. La prima fiaschetta dopo quasi mezz'ora di gioco. Mi compiaccio di me stesso, è il caso di dirlo. Ok. Dove ci porta questa bella scaletta? Che dobbiamo percorrere a 4 all'ora, perché qua non si può sprintare mentre sei sulla scala. Purtroppo non era esente da difetti Dark Souls. Ecco da dove cazzo si arrivava!
Eh sì, adesso sì che lo provo a salto. Pronto, cucureddu? E oppalala, bravissimo, 10 e lode, cucureddu. I miei più sinceri complimenti. Dove sta? Eccolo qui, oggetto più avanti. La balestra, interessante, ma sono più tipo da arco. Qui invece dove si... No, vabbè, praticamente qui si torna indietro, tanto vale. Volendo si può scendere direttamente da qui e tornare dove si era rimasto. Cioè, abbiamo l'arciere rompiminchia lì in fondo che non ne vuole proprio sapere di venire. E veniamo noi da lui allora, che poi non è un arciere, è un balestriere. Chiedo scusa per l'inesattezza. Ah, pensavo fosse una stanza vuota, invece no, era una... Ok, scudo di legno. Credo sia troppo grande e anche troppo inutile da usare. Perciò mi tengo il mio. Allora, vieni qua, vieni. Smettila con quella cazzo di balestra, che sei 20 minuti là, menando come un pirla. Oh, un segno di evocazione. Mikoto. Non ho presente chi sia, ma vedo un falò e non me ne frega un cazzo del resto. Non so perché ci sia un segno di evocazione, ma nel dubbio, tra l'altro, con quale ignobile pettinatura. Vabbè, andiamo da voi due, va che... Voglio sperare abbiate voglia di menare. Nah, proprio, Inutile, non attaccano. Io vi faccio saltare in aria la vita. Eh sì, vi ho fatto incazzare. Buona sapersi. Forse è anche troppo, a dire il vero. Bastardo figlio della merda, ecco qua. Cosa? Sono un cretino. Una gigantesca testa di cazzo.